Israele e sostenuto da tutti gli altri stati canaglia occidentali. Allora vogliamo ripartire dalla solidarietà, ripartire dalle persone per dire che oggi c'è bisogno di reagire a quest'ulteriore omicidio, a quest'ulteriore atto di violenza. E di barbarie, per cominciare a pensare insieme a un momento nazionale di manifestazione per rispondere alla barbarie, per dire solidarietà col popolo palestinese e a tutte quelle persone che fanno del sostegno della solidarietà il loro impegno. Vita, terra, libertà, Palestina, solidarietà! L'attacco militare dei marines dello Stato nazista di occupazione contro gli uomini liberi della flotta della libertà dell'acqua internazionale di fronte alle spiagge di Gaza assediata ha prodotto 19 caduti martiri e più di 60 feriti, tra i quali gravemente ferito il leader palestinese del territorio occupato sin dal 1948, Raed Salah. Evidenzia, come dire, mette alla luce quello che noi sapevamo da tempo, la politica di aggressione, la politica, diciamolo chiaramente, terrorista dello Stato di Israele. Questo fatto, quello che è avvenuto stanotte, semplicemente, come dire, aperto gli occhi al mondo. E noi oggi abbiamo il compito, perché questi occhi rimangano ben aperti, perché si chieda conto allo Stato di Israele in ogni sua istanza, dall'ONU e nei singoli paesi, perché l'Europa comincia a dire qualche cosa, perché sentiamo ancora troppo poco, sentiamo solo, come dire, condanne di facciata, ci vogliono atti concreti. Gaza è senza acqua da molto tempo, come sapete gli israeliani prima del ritiro dalle colonie, alcuni anni fa, dopo il famoso ritiro di spiegamento di forze, ha guastato tutti gli impianti d'acqua che erano a Gaza, alcuni dei quali fatti pure della cooperazione italiana. La cooperazione italiana già dagli anni 90 aveva fatto alcuni impianti e loro l'hanno rovinati, l'hanno sabotati prima del ritiro delle varie colonie. Oggi il loro attacco è stato nelle acque internazionali, ci sono le leggi internazionali che proibiscono di attaccare o di citare o di non aiutare addirittura, perché la gente che va per motivi umanitari va assistita nel mare, non viene attaccata o si tenta di affondare le navi che portavano aiuti civili. Ecco il problema. Poi il problema dell'acqua è un problema che sarà la causa forse dei futuri conflitti in tutto il Medio Oriente. Israele già prende le acque territoriali palestinesi e già ha fatto abbastanza per saccheggiare le acque della Cisgiordania. La società internazionale, la comunità internazionale, soprattutto l'ONU e l'Unione Europea devono porre fine a questa politica israeliana per non mandarla più avanti. Palestina!
ma aggiunto, avevano avvisato tutti i capi di governo occidentali. Adesso prendono le distanze. Sapevano cosa sarebbe successo. Probabilmente hanno consigliato, come al solito, ad Israele di non esagerare. Beh, abbiamo visto come è andata a Gaza, abbiamo visto come è andata ieri e se non è difficile immaginare come andrà nel futuro. Finché non sarà forte la voce della solidarietà, abbiamo un dovere morale, una possibilità etica, una chance di far sentire la voce di chi sente la solidarietà. Con la lotta del popolo palestinese, che è una lotta che ha una storia lunghissima, è inversamente proporzionale alla grandezza della storia di questo popolo e con la sua piccolezza di numero. Un popolo ridotto nei numeri, che però ha saputo tenere testa in questi 70 anni a giganti statali, a degli autentici Golia. Più volte è stato fatto l'esempio di Davide e Golia. Beh, se c'è un popolo per cui questo esempio è meno del popolo palestinese. Golia ha dato l'ennesima dimostrazione di debolezza con questo massaggio. Sono isterici. Se colpiscono la solidarietà, è perché la solidarietà c'è. Allora sta a noi cogliere il messaggio e vedere se possiamo alzare noi il livello della solidarietà di fronte al fatto che Israele alza il tiro contro tutta la solidarietà. È possibile, e noi vogliamo che sia possibile, che in questo paese si arrivi a una manifestazione grande, nazionale, della solidarietà col popolo palestinese, per la libertà della Palestina, per la vita, la terra, la libertà in Palestina. Noi siamo convinti che è possibile, siamo impegnati per questo. Siamo stati nel passato, lo metteremo certamente oggi. Pensiamo che proprio il quadro di Israele, anche il libro, il conquista la solidarietà, ci chiama in campo per una risposta ancora più forte e adeguata alle provocazioni e ai massacri dello Stato di Israele. Della propria tradizione militarista e di uccisione mortifera, l'ultima nazione, l'unica nazione della propria esistenza. In questo assomiglia, ed è per questo che è sostenuto dagli altri stati cosiddetti democratici. L'embargo è un atto di guerra che Israele ha dichiarato insieme all'Europa e all'America. Non l'ha fatto da solo l'embargo. I cosiddetti stati democratici, gli stati democratici occidentali, hanno partecipato all'embargo